Super bonus e cessione del credito. Che fine ha fatto il tesoretto generato dal super bonus? Come sapete, in queste settimane non si discute d'altro che del famoso decreto cessioni che ha eliminato le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ho fatto tanti video a proposito, ma se ne parla tanto anche in televisione, in cui si parla dei cosiddetti esodati del superbonus, cioè coloro che affidandosi a una legge di Stato hanno utilizzato lo sconto in fattura o la cessione del credito per riqualificare da un punto di vista energetico, sismico o di riqualificazione edilizia il proprio immobile e che ora si trovano in grosse difficoltà perché non riescono più a monetizzare questi crediti che sono rimasti incagliati. Si pensava che sarebbe stato utilizzato una parte dell'extragettito generato dal superbonus, e direi non solo il superbonus, ma tutti quanti gli interventi previsti dal decreto rilancio, ed invece le decisioni prese dal governo non sono state queste. Questo, diciamo, non viene utilizzato questo extragettito ed è stato scelto di eliminare, di sospendere del tutto le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito con il cosiddetto famoso decreto cessioni. Decreto legge numero 11 del 2023, del 16 febbraio 2023. Ma che fine ha fatto questo extragettito? Come è stato utilizzato? Essendo una questione particolarmente delicata, se ne parla tanto, ho deciso di fare un video ad hoc per esprimere delle considerazioni anche di carattere personale. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Potrebbe esserti utile abbonarti nel caso in cui tu stia affrontando la ristrutturazione del tuo immobile e vuoi accedere a uno dei tanti bonus presenti nel mondo dell'edilizia, oppure se stai affrontando una compravendita immobiliare e vuoi valutare gli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si vende o si acquista un immobile. Detto questo, ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, come tutti sappiamo, il super bonus, ma io direi anche tutti quanti quelli che sono i bonus, anche i cosiddetti bonus minori, attraverso le novità, diciamo, le grosse novità introdotte dal decreto rilancio, il decreto legge 34-2020, hanno determinato un evidente extragettito per lo Stato e questo è stato dichiarato e certificato anche dal MEF, su questo non c'è alcun dubbio. Si pensava che parte di questo extragettito poteva essere utilizzato per sanare, per risolvere il problema di quelli che sono diventati gli esodati del superbonus, cioè sostanzialmente di tutti coloro che, fidandosi di una legge dello Stato, hanno, nel caso di imprese, applicato lo sconto in fattura, o fornitori o liberi professionisti hanno applicato lo sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica, oppure quei privati cittadini che hanno deciso di riqualificare il proprio immobile utilizzando l'opzione alternativa della cessione del credito. Non sono riusciti poi a monetizzare questi crediti, non sono riusciti a monetizzare questi crediti che hanno maturato ed ora si trovano in grossa grossa difficoltà. Sono tante le persone che mi scrivono dicendo che i lavori, in alcuni casi i lavori sono sospesi, in altri non sanno come fare, se continuare, non hanno la liquidità necessaria per continuare, e per cui la situazione è veramente molto molto difficile. Gente che si trova in grossa difficoltà. Ma perché parte dell'extragettito non è stata generata dal super bonus e dei bonus minori non è stata utilizzata per risolvere il problema degli esodati? Perché non è stata affrontata sostanzialmente diciamo, la questione dei crediti incagliati? Di questo argomento se ne è parlato anche in una recente tavola rotonda che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, cui hanno partecipato appunto i rappresentanti di questa associazione degli esodati del superbonus e a cui hanno partecipato anche diversi parlamentari. In cui si è discussa praticamente diciamo, questo tipo di situazione particolarmente delicata. Ora, è evidente che la decisione del governo di emanare il decreto legge numero 11, il decreto cessioni, è evidente che è stata una decisione prettamente di carattere politico, cioè a livello politico si è deciso di abbandonare queste due opzioni alternative. Ovviamente è stata utilizzata la questione, diciamo,
La motivazione per cui è stata presa questa decisione è perché l'utilizzo di queste opzioni alternative comportavano dei costi eccessivi per lo Stato, delle passività insostenibili per il bilancio dello Stato. Attendiamo che il MEF si esprima a proposito, cioè che con i numeri si dimostri che effettivamente l'utilizzo di queste opzioni alternative avrebbero potuto determinare o hanno determinato dei buchi insanabili nel bilancio dello Stato. Detto questo, come detto, si tratta di una decisione prettamente politica, così come una decisione prettamente politica è stata quella di non affrontare sostanzialmente il discorso degli esodati. Infatti, anche ultimamente, nelle ultime discussioni che si stanno avendo, di cui si sente parlare tanto, si parla di possibili proroghe, probabili, ormai quasi certe proroghe, soprattutto per le cosiddette villette unifamiliari, che potrebbero vedere prorogati i termini ultimi di scadenza del superbonus di qualche mese, presumibilmente di 3 mesi, ma che ritengo siano delle iniziative che rappresentano esclusivamente dei palliativi, semplicemente una ritardare quella che è una situazione molto difficile. Non viene affrontato il vero problema, cioè quello di tutti coloro che hanno crediti incagliati e che non riescano a monetizzarli. Il problema non è stato risolto, si sta ancora discutendo, si discute se si possono, sulla possibilità di utilizzare gli F24 in compensazione piuttosto che vari altri interventi. Qualcuno ipotizza, come dice da tanto tempo l'ANCE, un intervento diretto da parte di Cassa Depositi e Prestiti e di Poste Italiane, però su questo tutto tace da parte del governo. Quello che è certo è che il governo ha deciso di utilizzare quello che dicevo io era un extragettito generato dal superbonus in altri modi. È stato utilizzato per sanare, o meglio per accompagnare il tema della riforma fiscale, è stato utilizzato per cercare di affrontare il problema della transizione ecologica a livello, per quanto riguarda gli autoveicoli sostanzialmente, quindi è stato utilizzato per altri tipi di iniziative, quindi per dare copertura agli aiuti per gli aumenti dei costi energetici e evidentemente quindi col problema della crisi energetica. E come detto, per la copertura della riforma fiscale, però non è stato fatto assolutamente niente, almeno fino a questo momento, sul problema dei crediti incagliati e degli esodati del superbonus. Si tratta, co come sapete benissimo, di una situazione che ormai è diventata sostanzialmente, più che sta diventando, ormai è diventata insostenibile. Purtroppo non vengono ascoltate le voci di coloro che stanno cercando di esprimere tutte le loro difficoltà, quindi quelle migliaia di imprese che rischiano il fallimento, professionisti, fornitori in difficoltà, che anche qualche giorno fa hanno manifestato, però evidentemente la voce di queste persone non viene ascoltata da questo governo. Vedremo ovviamente che cosa succederà nelle prossime settimane, se il governo deciderà di prendere posizione, di prendere finalmente una decisione per cercare di risolvere questo problema. Ovviamente vi terrò aggiornati, per questo vi chiedo di seguirmi sul canale YouTube, iscrivetevi, cliccando sulla campanellina rimarrete aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Se volete potete anche decidere di abbonarvi. Se questo video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto, vi chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo. Ciao!